Ciao Patrizia, buongiorno a tutti. Alberto, buon pomeriggio caro, come stai? Tutto bene? Bene, bene, tu? Bene, grazie. Oggi ti abbiamo ricatapultato in ufficio nonostante il sabato da voi non si lavori, però insomma... Hai paura? È un momento così entusiasmante, questa fase di ripresa, per cui si lavora anche di sabato e va bene anche per le interviste, soprattutto se, insomma, in un momento, in un pomeriggio di primavera straordinario come questo. Assolutamente. E appunto, parlando del pomeriggio straordinario di primavera, dalle vostre parti in Veneto, perché appunto, diciamo, Suprema Venezia si trova appunto in provincia di Venezia. La vostra Esatto. azienda... Sì, La esattamente. sede è nella Riviera del Brenta, zona insomma rinomata dal punto di vista turistico e anche manifatturiero per l'abbigliamento, soprattutto nel settore del lusso. Bene, Alberto, ma dunque voi avete ripreso con la produzione, avete ripreso appunto lo scorso 4 maggio e te rappresenti la parte giovane della tua azienda, perché ricordiamo che Suprema è comunque, possiamo pure definirla una fashion dynasty, perché appunto è stata fondata da tuo padre. Esatto, dai miei genitori per la precisione, nel 1981. Io sono entrato in azienda nel 2015 dopo la laurea e ecco, diciamo che ho portato avanti un po' l'heritage che già c'era con quello che secondo me era giusto rinnovare e proseguire. Voi realizzate appunto il vostro è un prodotto, tengo a sottolineare, assolutamente made in Italy, dei capispalla sia per uomo che per donna, utilizzando dei tessuti ovviamente assolutamente sostenibili. Raccontiamo un po' il prodotto di Suprema. Sì, allora Suprema è un'azienda focalizzata nel capospalla da donna e da uomo di lusso, in materiali pregiati. E la pelle è stato il materiale con cui è iniziata la nostra storia e insomma quello su cui abbiamo, se vogliamo, più appunto esperienza, ma è stato solo l'inizio perché nel corso degli anni le collezioni si sono ampliate molto ed oggi copriamo praticamente a 360 gradi il luxury outerwear, come piace definirlo a me, passando dai cappotti di cashmere al montone fino alla pelliccia, senza dimenticare appunto la pelle, che è una costante nelle nostre collezioni di primavera-estate e alcuni pezzi anche nell'autunno-inverno. La nuova collezione avete già, peraltro, appunto, parlando di Venezia, scusami, tengo a sottolineare una cosa: voi siete presenti ogni anno tra i brand protagonisti al Festival del Cinema di Venezia, ma anche a Taormina in occasione appunto del Gala Tao Moda Awards, dove ci siamo appunto lasciati lo scorso anno sul palcoscenico, Esatto. sul meraviglioso palcoscenico di Taormina. Un ricordo meraviglioso. Sì, in occasione del quale voi appunto tenete sempre a sottolineare questa nuova forma di comunicazione attraverso cui Suprema comunque si racconta anche attraverso le immagini artistiche, attraverso l'arte e la fotografia. In quell'occasione appunto avete scelto questo connubio con l'artista fotografo Arturo Delle Donne. Esatto, diciamo che il legame tra la moda e l'arte è un qualcosa che ci è sempre piaciuto valorizzare, enfatizzare e ogni anno, ogni stagione cerchiamo di legare i nostri prodotti e l'immagine coordinata di essi con una qualche forma appunto d'arte o che riguardi appunto la sfera artistica, perché ritengo che comunque siano la moda e l'arte stessa sono entrambe espressioni di bellezza e quindi è un legame insomma logico e secondo me molto bello da valorizzare. Alberto, questa ripartenza appunto avvenuta da qualche giorno, da appena 15 giorni, come ti fa immaginare il futuro del comparto moda, il futuro della vostra azienda? Guarda, io sono assolutamente in linea nel mio pensiero con le parole di Giorgio Armani, perché condivido pienamente le sue riflessioni riguardo la necessità di un rallentamento.
in alcune delle sue dinamiche, perché comunque ritengo che soprattutto la fascia del lusso e quindi di prodotti di qualità, indipendentemente dai brand che la rappresentano, debbano essere valorizzati in maniera maggiore. Per valorizzarli in maniera maggiore bisogna che siano mantenuti nel mercato un determinato periodo di tempo e richiedono un determinato periodo di tempo per essere realizzati. E con tutte le collezioni, pre-collezioni, cruise e quant'altro che tanti brand hanno in questi anni insomma creato e inserito, io credo che si sia un po' perso questo senso e ci siamo avvicinati, se vogliamo, nel settore del lusso a dinamiche che sono proprie quasi del fast fashion. Io credo che questo non sia corretto e penso che una contingenza di cose come questa questione del Covid-19, insomma, sicuramente spiacevole e drammatica da tutti i punti di vista, sia stata però l'occasione giusta forse per rimettere in discussione questo aspetto che, ecco, secondo me va rivisto nel settore moda. Ora non è una scelta, ma forse una necessità. È una necessità. Quindi, secondo te, da imprenditore, ritieni che questo governo in qualche modo stia supportando anche il comparto moda? Come tu sai, insomma, ci sono state diverse richieste fatte da parte di Confindustria Moda, Camera Moda e Alta Gamma. E, sotto questo profilo, come pensi che si possa creare questa sinergia anche dal punto di vista istituzionale per ciò che concerne il supporto alle aziende? Guarda, io credo che sarebbe doveroso che in Italia un comparto così importante e rappresentativo del nostro paese fosse aiutato e supportato in maniera incisiva in questo momento difficile. Non ho visto per ora, al di là di tante parole, grandi fatti o dimostrazioni tangibili che questo stia avvenendo. E ci sono tante persone del settore importanti che hanno parlato, che ho seguito e che hanno detto la loro, però non lo so, si ha sempre l'impressione che non si arrivi mai a raggiungere gli interlocutori che davvero potrebbero fare qualcosa. Quindi io spero davvero che questo possa accadere. Quello su cui confido per ora sono le nostre forze, le mie come azienda e quelle di tante altre aziende come la mia, più grandi, più piccole, che comunque fanno, insomma, ecco, della passione del proprio lavoro la motivazione che ogni giorno ci porta ad andare avanti, e usciremo anche da questa situazione, perché la nostra volontà è una certezza, il resto di cose sono tutte, insomma, un po' così. E a proposito della certezza costituita appunto dalla vostra volontà, dalla nostra volontà, di noi italiani, e per quanto riguarda il mercato estero, dinanzi a questa, insomma, emergenza pandemia, come, visto che voi siete presenti in diversi paesi esteri, dagli Stati Uniti alla Russia, ma anche molto presenti in Europa e in Asia, e come vi muoverete, cioè, alla luce di tutto questo momento così abbastanza surreale che si è venuto a creare? Cioè, le commesse stanno riprendendo, le richieste da parte di questi mercati, oppure in questo momento c'è una fase di stasi? Ma sai, allora, ti dico la verità, nelle ultime settimane noi notiamo ogni giorno piccoli segnali di miglioramento. C'è un sistema che si sta risvegliando e che secondo me ha anche voglia di uscire da questa situazione. Ovviamente è assolutamente prematuro fare previsioni numeriche o, come dire, al medio termine sul trend che questa ripresa può avere e capire quanto e come continuerà. Però i segnali positivi ci sono, li stiamo vedendo ogni giorno di più e, insomma, ecco, io credo, sono fiducioso da questo punto di vista. E a proposito del tuo essere fiducioso, si paventa anche l'ipotesi che si possa che quest'anno il Festival del Cinema di Venezia possa riaccendere i riflettori regolarmente senza saltare l'edizione. Per te, che sei lì sul territorio, ci dai conferma di questa informazione che ci è arrivata? Oppure... Guarda, sì, almeno da quanto ho sentito finora, sembra che sì, il festival si farà
E io me lo auguro, nel senso che è una kermesse di rilievo assoluto per Venezia, per l'Italia, e quindi ecco, sarebbe veramente un peccato che questa situazione creasse, come per dire, problemi e disagi anche a questa manifestazione. Quindi incrociamo le dita. Beh, del resto, oltretutto, proprio Venezia ha dovuto bruscamente interrompere il carnevale proprio a causa dell'emergenza pandemia. Proprio da Venezia credo che si sia iniziata l'interruzione dei grandi eventi italiani lo scorso febbraio, per cui forse in un qualche modo è anche giusto che si ricominci, che si riparta anche sotto questo profilo da Venezia, perché no? Certo, sì, Venezia è uno di quei simboli dell'italianità nel mondo e quindi sicuramente è un buon punto di partenza ed è quello che insomma, potrebbe ridare slancio, è un po' un faro sul nostro paese, se vogliamo, e che sia ecco, di buon auspicio perché riparte un sistema ovviamente. Del resto il Veneto ha anche dimostrato, e in questo momento di emergenza, appunto, la Regione Veneto ha proprio dimostrato di riuscire, di essere in grado di in qualche modo sostenere questo momento così drastico anche dal punto di vista della salute, della collettività, perché proprio in uno dei vostri paesi, a Vaud, è Esatto. stato esatto. Credo che appunto questo paese non lo dimenticheremo mai più, perché così come in pochi lo conoscevamo, adesso lo conosciamo veramente tutti, perché è stato il simbolo della, diciamo pure della rinascita, in questo caso proprio perché il Veneto aveva iniziato, insomma, ad avere forse un po' più di problemi rispetto ad altre regioni d'Italia, ma ha dimostrato in pochissimo tempo di riuscire ad emergere, e quindi con lo stesso auspicio noi auspichiamo che anche nel settore del comparto moda, per ciò che concerne le aziende e appunto venete, possano avere lo stesso impulso propositivo e soprattutto produttivo per l'Italia. Parlando della collezione, Alberto, appunto adesso ci avviamo alla bella stagione, quindi siamo nel pieno della bella stagione, perché la primavera di fatto lo è, quindi la Spring Summer. Raccontiamo un po', perché il tuo brand, appunto Suprema Venezia, il tuo prodotto, diciamolo, che è collocato qui in Italia, appunto all'interno dei The Best Shop italiani, e qui ad esempio siete presenti in Sicilia. Correggimi se sbaglio, sia da Parisi a Taormina che da Gigi Tropea a Catania, che sono Esatto. due dei nostri top buyer. Non ricordo se siete presenti anche a Palermo da Mario Dell'Oglio, ma questo potrebbe essere anche, come dire, anche un'idea per, qualora non ci foste, per. Assolutamente. Sì, guarda, allora la collezione Primavera-Estate, come accennavo prima, per noi rimane focalizzata sul prodotto pelle, che è insomma una cosa che per tradizione identifica il nostro marchio. E nello specifico la prossima collezione rivisiterà in chiave appunto più contemporanea alcuni nostri capi continuativi, i nostri must come il blazer di Nappa piuttosto che il chiodo con nuovi materiali e finiture. Oltre a fare qualche edizione speciale, su cui però non svelo nulla, di capi iconici del guardaroba di ogni tempo, ogni stagione a noi piace prendere una forma iconica di un capospalla e darci un'interpretazione diversa, più moderna, più personale che ci identifichi. Lo faremo anche nella prossima primavera-estate, a tempo debito, lo scoprirete. Proprio stamattina ho visto l'immagine di un attore molto simpatico, peraltro, che indossava un vostro capo. Vuoi dire tu Sì. che il vostro. Allora, sì, la foto che hai visto è di Edoardo Leo, che ha indossato appunto uno dei nostri capi della collezione Uomo, durante lo scorso Festival del Cinema di Venezia, che per noi è sempre una bellissima occasione per svelare alcune delle anteprime che poi appunto saranno nei negozi della stagione successiva. Riteniamo che il legame con Venezia, insomma, per noi sia indissolubile, un po' per questioni geografiche.
e un po' anche comunque per orgoglio italiano, se vogliamo. E poi è chiaro che il festival è una manifestazione di assoluto rilievo e noi l'abbiamo scelta come veicolo per anticipare alcune delle nostre creazioni, sia uomo che donna. Sia uomo che donna. E, come immagini la Fashion Week in digitale, così come propostaci ultimamente da Camera Moda secondo il nuovo calendario, appunto in questo caso giugno, la moda uomo slitterà a luglio attraverso questa Milan Digital Fashion Week dedicata all'uomo? Guarda, sarà tutta una scoperta. Io sinceramente, pur appartenendo alla generazione che insomma vive il digitale, l'ha visto nascere e svilupparsi, sono un po' scettico da certi punti di vista, nel senso che credo che il valore, come dire, emozionale che ha il mondo della moda e tutto ciò che lo circonda, che parte dal prodotto e poi insomma riguarda tutto ciò che gira attorno adesso, quindi sfilate e quant'altro, visto in digitale, secondo me perderà appeal. È indubbio che c'è una necessità legata a un'emergenza sanitaria di fare le cose in maniera diversa e quindi è giusto farle. Non sono troppo ottimista, sinceramente, sull'efficacia che potrà avere nel settore del lusso, soprattutto un tipo di approccio di questo tipo. Quindi, secondo te, un tipo di approccio legato esclusivamente al digitale non è sufficiente per coprire, insomma, per coprire quelle che sono le richieste del mercato? Secondo me, digitalmente, per quanto i sistemi si stiano evolvendo nel mondo digitale, è difficile trasmettere il valore di un prodotto, soprattutto qualitativamente elevato, come quello appunto dei brand del lusso, senza poterlo vedere e toccare di persona. E anche dal punto di vista commerciale la ritengo una cosa che potrebbe avere delle difficoltà, perché comunque è un tipo di acquisto che va ponderato magari di più rispetto a quello che può essere un oggetto che appartiene al fast fashion, insomma, altre fasce di mercato. A proposito del fast fashion, come tu sicuramente saprai, proprio di recente è recente la notizia appunto in cui il colosso svedese H&M ha comunicato la chiusura di questi di 8 store in Italia. E proprio perché si sono resi conto che la nuova politica, cioè quello del rallentare e comunque la pandemia, sicuramente è in antitesi col loro sistema. Certo. Ritieni che questa chiusura degli 8 store in Italia, tra cui due italiani e proprio tra cui proprio due sono quelli storici di Milano, in qualche modo possa arrecare un danno al paese, anche dal punto di vista sicuramente occupazionale, oppure ci sarà un modo per. Ma guarda, sicuramente sì, nel senso che quando si tratta di chiusure, che vuol dire insomma, ecco, attività che scompaiono e quindi danni all'indotto che le alimenta, la cosa è sicuramente negativa e spiacevole, per tutti. Il mercato è fatto di varie fasce e la fascia più bassa o intermedia, anche se vogliamo, ha delle dinamiche commerciali diverse da quella del lusso e per cui è chiaro che il sistema del fast fashion non è riuscito a alimentarsi in questa situazione con le restrizioni che sono state imposte. Io spero e credo che con la ripresa che tutta l'economia avrà adesso, man mano che usciremo da questa emergenza, ovviamente andrà a interessare tutte le fasce di mercato e quindi anche, spero, credo, quelle non legate al lusso possano riacquisire la propria autonomia, insomma, ecco, perché comunque poi l'economia di un paese è fatta di vari settori, vari livelli e non si può pensare che una nicchia come quella del settore alto di gamma possa sopperire alle lacune di un settore che magari a livelli diversi non va come dovrebbe. L'altro giorno appunto discutevamo sulla lentezza di questa ripartenza, ma in qualche modo anche questa lentezza ci sta, perché la gente, insomma, diciamolo pure, è ancora un po' spaventata. Secondo te l'idea di sanificare gli indumenti ogni qualvolta vengano provati in qualche modo può incoraggiare gli acquirenti all'acquisto?
Ma sai, sono provvedimenti che sono dettati da indicazioni che danno, insomma, persone, del settore sanitario che ovviamente hanno conoscenza scientifica che non abbiamo noi, voglio dire, addetti ai lavori di un settore completamente diverso. Se è necessario farlo perché c'è appunto un'emergenza sanitaria che va fronteggiata, si fa ed è giusto ascoltare chi, in questo ambito ha la facoltà di dire cosa è giusto o fare o non fare. Poi, sinceramente, ecco, io credo che il vero impulso all'acquisto verrà dato quando tutti si accorgeranno che il sistema nel suo complesso sta tornando alla normalità e un po' alla volta, insomma, la gente riacquisirà fiducia nel fare tutte quelle quotidianità che adesso ci sembrano lontanissime, come trovarsi a bere un caffè insieme o fare una passeggiata, ecco. Quindi non credo, voglio dire, che il fatto che un negozio faccia la certificazione dell'indumento sia quello che convince o meno il cliente ad andare in negozio, ecco. È un sistema che deve tornare verso la normalità, non solo questo piccolo elemento, insomma. Insieme. Cosa troveremmo nelle boutique, appunto di Suprema? Cosa propone Suprema per la prossima primavera, per questa primavera estate all'interno delle boutique italiane, ma non solo? Guarda, noi nella collezione primavera-estate attualmente nei negozi abbiamo, diciamo, ampliato il concetto del capo in pelle con molteplici interpretazioni che vanno appunto dalla rivisitazione di capi iconici come il biker che abbiamo presentato sia in pelle napa sia in camoscio in vari colori anche molto strong. Fino a capi molto più raffinati, con pellami super leggeri, spessori ridottissimi e finiture particolari, quali stampe applicate e quant'altro, perché comunque la pelle, come ti dicevo, fa parte della nostra storicità e la sperimentiamo ogni stagione in tutte le sue sfaccettature. La vostra, avete già in mente, appunto, la vostra prossima campagna pubblicitaria, visto che voi siete così sempre, particolareggiati nello scegliere, come fare e dove fare una campagna pubblicitaria? Scusami, il set di una campagna pubblicitaria. Certo, la campagna pubblicitaria che attualmente appunto è anche nei social, è quella della collezione primavera-estate che è nei negozi in questi mesi ed è appunto stata realizzata da Arturo delle Donne, un lavoro che ho fatto in studio, diciamo, omaggiato Peter Lindbergh e abbiamo quindi voluto ricostruire questo backstage particolare che si rifà un po' al mood che aveva questa icona della fotografia internazionale. La prossima campagna pubblicitaria che riguarda la collezione autunno-inverno, invece, è ancora appunto in fase di definizione, la faremo a breve. Abbiamo tante belle idee, non voglio svelarti nulla perché a tempo debito, insomma, nei nostri canali di comunicazione verrà. Da settembre idealmente, insomma, cominceremo ad uscire con i nuovi scatti. Sì, c'è qualche problema di connessione, forse? Agata, mi senti? C'è stato qualche problema di connessione, forse? Pronto? Scusami, credo che ci sia. Adesso ti sento per un attimo. Non so dove ci siamo persi, perché Ci ho siamo continuato a persi. parlare. Sul fatto che tu non ci anticiperai le sorprese della prossima campagna pubblicitaria, perché appunto ci stupirai con effetti speciali. Riesci a sentirmi, Alberto? Adesso sì, spero che riusciremo. Pronto? Sì, io ti sento forte e chiaro.
Non Anche io riesco adesso. a... Non so se si vede bene l'immagine perché io ti Sì. Perfetto. vedo fermo. No, ci sono tutto a posto. Alberto? Sì. Eccoci qua. Allora, se riesci a sentirmi, io continuo con le domande. Certo, scusami, mi dispiace per questo problema di connessione, ma purtroppo sulla Beh, ma tecnologia sai, non probabilmente c'è possiamo. un'eccessiva... Questa è la fascia oraria in cui molti si collegano, per cui probabilmente c'era anche un sovraccarico di utenti collegati. E Alberto, appunto, per concludere vorrei un attimino capire, parlando dell'Italia, voi siete presenti, beh, abbiamo già detto in Sicilia, e poi in quale altre regioni italiane siete presenti? Guarda, noi abbiamo una distribuzione che in Italia è abbastanza selezionata e comprende alcune tra le più belle vetrine italiane, alcuni anche appunto appartenenti a Camera Bayer, come hai accennato prima. E diciamo che il mercato italiano non è il nostro mercato più importante, però quello che abbiamo deciso in questi ultimi anni è quello di focalizzarci sulla qualità anche sul livello della nostra distribuzione. Pronto? Mi Alberto, senti? perdonami perché allora dice appunto che il mercato italiano è più importante dal punto di vista... mi senti? Esatto. Sì. Ok, Noi e qual è il vostro mi senti? mercato più Perfetto. importante? Qual è il vostro mercato più importante dal punto di vista della presenza sul territorio? Ma guarda, noi negli ultimi anni abbiamo portato avanti in egual misura l'espansione negli Stati Uniti, che sono un continente di vaste dimensioni e in cui la distribuzione multibrand di qualità si sta ampliando, insomma, di anno in anno. Siamo molto presenti anche in Oriente, in mercati molto importanti quali il Giappone e la Corea del Sud. L'Italia, come ti dicevo, è un mercato a cui noi siamo sicuramente come dire, attenti e affezionati perché siamo italiani, perché parte da qui la nostra identità, la nostra cultura e quindi ecco, le vetrine italiane sono assolutamente per noi importanti, sono selezionate, sono quello che ci rappresenta prima di tutti gli altri nel mondo come azienda, come marchio. Proprio perché voi fate parte, avete scelto appunto il circuito del The Best Shop. Sì, noi abbiamo avuto nel tempo, insomma, la possibilità di inserire il nostro prodotto appunto in alcuni dei negozi che fanno parte di Camera Bayer. Ovviamente sono all'interno, insomma, del settore della moda italiana, credo, motivo di orgoglio per il nostro paese perché sono realtà multibrand che non hanno uguali nel mondo e sono esempio per tutti, credo, i retailer della moda. Avere la possibilità di valorizzare il prodotto all'interno di questi contenitori è sicuramente un qualcosa che per noi è importante, ne siamo orgogliosi e continueremo in questa direzione. Alberto, te sei giovane, quindi ti faccio questa domanda. Adesso come immagini il futuro per i giovani brand, per i tuoi colleghi giovani anagraficamente, ma non come azienda, per cui per le start-up, del mondo della moda? Guarda, io credo che il mondo della moda in questo momento sia un settore difficile da approcciare partendo da zero, perché comunque ha delle dinamiche molto particolari, è legato soprattutto per quanto riguarda la fascia alta del mercato ad un acquisto puramente emozionale, se vogliamo, perché fa parte di quei beni di lusso che non si acquistano per necessità, ma perché c'è la voglia di farlo e il piacere di avere un oggetto piuttosto che un altro. Questo fa sì che nel mercato trovare il prodotto che abbia questa capacità attrattiva è tutt'altro che facile. Insomma, ci sono molti esempi, per fortuna, di talenti emergenti, giovani, che sono stati in grado di farlo negli ultimi anni e anche in tempi recenti. Io spero davvero che questo continui ad essere così e ecco, faccio un grande in bocca al lupo a chiunque intenda affacciarsi in questo mondo che è sicuramente affascinante dal punto di vista, da tutti i punti di vista direi, sia visto da fuori sia per chi lo vive da dentro se lo fa con passione come me e come tanti.
Ok, Alberto riesce a sentirmi? Ok, scusami perché la voce ogni tanto va via e quindi ti Va via. perdo. Ti perdo. Ci sono. Alberto, scusami, così concludiamo. Un'ultima domanda. Pensi che il mercato estero continui a corteggiare l'eccellenza del Made in Italy anche in questa fase storica, sicuramente assai difficile per il mondo? Guarda, io credo proprio di sì, perché comunque l'Italia ha dimostrato nel tempo di aver dato origine e di aver saputo portare avanti nel settore della moda eccellenze che non hanno uguali nel mondo. E quindi se giustamente pensiamo e sono convinto che la moda abbia un futuro, tanto più la moda italiana lo avrà e tanto più nella fascia alta del mercato. Beh, del resto sappiamo che la moda ha un linguaggio internazionale ed è proprio la storia di un paese. Assolutamente. Bene, Alberto. Allora io ti ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata. Speriamo di Grazie trovarti, di abbracciarti prestissimo in Sicilia e ancora complimenti.